Iniziamo una nuova puntata del podcast diocesano sulla pastorale adolescenti con una domanda. Perché abbiamo scelto questa grafica e questi suoni da videogame anni 90? Ah, perché intanto sono belli, i pixel sono molto originali e poi la sigla in 8-bit fa molto Game Boy, videogiochi anni 90, vintage. Proprio quello che non usano gli adolescenti, però dai, dammi la motivazione vera. Ah, perché arriva alle vostre orecchie in modalità digitale. Non siamo lì davvero, ma è come se fosse una virtual room in cui voi ci ascoltate. Sì, va bene, dai. Benvenuti a Point of View, Educatori Attraverso. Con Riccardo. E Matteo. Un podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti. Oggi con una storia che ci avete mandato voi. Oggi ascolteremo insieme una nuova storia. Francesco ci aiuterà a riflettere sul nostro modo di essere educatori ed educatrici. Come nello scorso episodio, ne ascolteremo un pezzo alla volta, attraversandola con Simone che ce la leggerà. Da responsabile di oratorio, mi è capitato e mi capita di incontrare tantissimi ragazzi adolescenti che svolgono il loro servizio come animatori durante l'estate. Non sono solo i ragazzi che frequentano durante l'anno il gruppo adolescenti, ma anche chi si presenta per far l'animatore, magari portato dai propri amici o incuriositi dalla proposta. Con i ragazzi che partecipano alle attività pastorali durante l'anno sono riuscito a costruire dei legami, a conoscerli personalmente e sapere come prenderli. Con i ragazzi che invece arrivano solo per l'estate non è sempre facile entrare in relazione, soprattutto nel marasma dell'oratorio estivo e spesso, più del nome e qualcosa di superficiale, non riesco a cogliere altro. Ma forse non è sempre così. La prima cosa che mi salta all'occhio è la questione del servizio. L'oratorio estivo è un'occasione spaziale per far sì che gli adolescenti si responsabilizzino e mettano in gioco loro stessi gratuitamente a servizio degli altri. Il mettersi in gioco con gli altri, ma con dei coetanei, aiuta un sacco a creare relazioni, perché non si condivide solo, non lo so, l'uscire alla sera o la scuola, ma si condividono anche le fatiche, gioie e dolori di stare in mezzo ai più piccoli. E c'è una bella differenza tra avere relazioni con gli adolescenti e gli animatori, perché come dice bene Francesco, ci sono quelli che arrivano solo per fare l'oratorio estivo ed è difficile con loro avere la stessa relazione e dare le stesse responsabilità rispetto agli altri, perché c'è una fiducia, un rapporto diverso che non si è costruito durante l'anno. Sì, infatti si potrebbe aprire un discorso, un dibattito sugli adolescenti che vengono accolti e si presentano durante l'estate, perché se da una parte è molto importante dare la possibilità a tutti gli adolescenti di fare questa esperienza, dall'altra però il rischio è quello di metterli in difficoltà, perché non sono pronti, non conoscono il luogo, non conoscono le persone e rischiano di far fatica o di andare oltre quello che sono le regole o le esperienze che si sta vivendo. Proprio perché noi non sappiamo magari andare oltre al semplice nome. Loro arrivano, non li conosciamo, ce ne parlano gli altri, i loro amici, ma dobbiamo ancora conoscerli, quindi è difficile dargli compiti, responsabilità, cose che sono fatte per loro e rischiamo di metterli proprio in difficoltà. Sì, mi viene da dire anche questa cosa. Perché stiamo parlando di questo argomento a una distanza abbastanza lunga dall'estate? Perché questo aspetto, secondo noi, è importante che venga messo nei discorsi degli educatori, perché è un aspetto importante. Infatti, faccio una domanda polemica. Un'esperienza di oratorio senza sapere bene dove si è, senza relazioni con gli adulti di riferimento, ha significato? E come ha significato? Un giorno di oratorio estivo, a metà mattinata, quando le varie attività erano già iniziate, arriva al cancello un'animatrice, una di quelle che non frequenta durante l'anno. Le apro il cancello e la faccio entrare. Con lo sguardo basso, senza guardarmi, entra, chiedendo scusa per il ritardo, e si dirige verso il parcheggio delle biciclette, per lasciare giù la sua. Pur non conoscendola bene, mi accorgo dai suoi occhi che qualcosa non va, e le dico, «Tutto bene?» «Sappi che se hai bisogno e se vuoi, qui ci sono un paio di orecchie pronte ad ascoltare». Detto questo, continuo con le mie attività, e lei, lasciata giù la bicicletta, raggiunge le sue amiche.
Ancora una volta Francesco ci dà l'occasione di parlare dell'attenzione al singolo, cioè di quell'attenzione che ciascun educatore dovrebbe avere nei confronti degli adolescenti che gli sono affidati, vedendo ogni persona come un singolo, non come parte di un gruppo all'interno, per esempio, del gruppo animatori, e quindi in questo caso offre una possibilità. La cosa interessante è che offre ascolto, un paio di orecchie. Non è tanto un «voglio aiutarti, faccio qualcosa per te», ma è un mettersi accanto, accogliere, offrendo semplicemente uno spazio per esprimersi. Sì, contando che ha detto che questa ragazza non la conosceva tanto e quindi si espone un pochino. Perché? Perché un conto è mettersi in ascolto di una persona che magari già conosci la sua vita, come parla, quali sono le sue difficoltà. Un'altra è quella di osare, cioè di mettersi in ascolto, anzi di dare la possibilità a una persona di essere ascoltata senza conoscerla bene. E proprio perché questa adolescente non la conosceva, questi giovani che arrivano non li conosci bene, non sai fin dove arrivare. E quindi la tua esposizione non deve essere troppo insistente. Tu offri uno spazio senza però esagerare. Infatti il rischio è anche il contrario, cioè quella di mettersi in ascolto degli adolescenti che però in quel momento non vogliono, non sono pronti, e quindi di essere un pochino invadenti, di risultare un po' invadenti. Magari lo si fa anche in buona fede, però poi si rischia di allontanarsi ancora di più dal ragazzo. A fine giornata, dopo la verifica giornaliera, quando ormai quasi tutti sono andati a casa, mentre sono seduto su una panchina ad osservare ciò che succede in oratorio, lei si avvicina a me e mi dice «Grazie». La guardo e le dico «Per cosa?» «Perché ti sei accorto che non stavo bene e non mi era mai successo che qualcuno si interessasse di me». E mi racconta che qualche volta era venuta al gruppo Ado, ma si era sentita un po' invisibile e aveva smesso di partecipare. Poi si è aperta come un fiume in piena, raccontandomi che era un periodo particolare per lei e che si sentiva un po' in palla. Siamo stati un'ora sulla panchina quel giorno. Questo poi è stato un ponte per agganciarla durante le attività di tutto l'anno. Con lei e le sue amiche sono riuscito a costruire una bella relazione che tuttora, a distanza di anni, coltivo ancora. Prima ci siamo soffermati sulla possibilità che Francesco dà a questa ragazza. Adesso però mi viene in mente un altro aspetto, il fatto che Francesco si rende conto della fatica di questa ragazza attraverso i movimenti, il modo in cui parla, il modo in cui si muove anche in mezzo agli altri, infatti va subito dalle amiche. Questo aspetto dice molto di più, magari, di tante parole. Prima abbiamo parlato del mettersi in ascolto, però ci si può mettere in ascolto anche dell'altra persona osservandola sia da solo, nell'oratorio estivo, anche con i bambini, con i ragazzi, ma anche con gli altri animatori, con gli altri adolescenti. E questa questione dell'osservare, dell'accorgersi, si collega a quello che diceva questa adolescente, che si sentiva un po' invisibile. Quante volte ci dimentichiamo degli adolescenti un po' più nascosti, perché non sono al centro dell'attenzione? Mi ricordo di un'estate a un oratorio estivo in cui a un certo punto due animatrici erano sparite, nessuno più sapeva dove fossero finite. Fortunatamente avevo il modo di lasciare altri giovani a gestire la situazione e sono andato a cercarle. E loro poi mi ripetono spesso di quanto si sono sentite grate che io mi fossi accorto della loro mancanza. Mentre parlavi, Ricky, mi sono venuti in mente tutti quegli adolescenti e quelle adolescenti che ho incontrato e che purtroppo però ai miei occhi erano invisibili. Quanti errori ho fatto nel non chiedere, nel non espormi, nel lasciare andare, perché come spesso uno può pensare sembra che chi è invisibile non abbia niente da dire, ma in verità ha solo bisogno di un attimino di tempo per ambientarsi o il suo modo di vivere queste relazioni. Infatti Francesco dice che non solo è riuscito ad agganciare questa ragazza, ma che questa ragazza ha portato anche le sue amiche, quindi anche le persone più timide, quelle che parlano di meno, hanno il coraggio di condividere la bellezza, di raccontare una cosa che gli è successa, degli aspetti belli, e riescono poi a coinvolgere anche altre persone. Sì, dici bene degli errori che hai fatto, che ho fatto, che abbiamo fatto nel nostro essere educatori. Un esempio: quando vai in un oratorio in cui non sei educatore a fare l'oratorio estivo e ti trovi con ragazzi che non conosci, devi conoscere mentre fai servizio, e questa cosa ti porta tante volte a sbagliare. Non stiamo parlando di cose semplici, questo lo riconosciamo e lo diciamo apertamente.
E allora qua quanto è importante il ruolo dei responsabili, che per primi devono aiutare e sorreggere, supportare gli educatori. Perché se vengono coinvolti gli educatori per primi, poi questo coinvolgimento, come stavi ben dicendo, oltre ai ragazzi, è infettivo e virale anche per gli educatori. E quindi è una ricaduta cascata. E questo aspetto, in questo caso, vale per l'estate, perché ci hanno raccontato una storia dell'oratorio estivo, ma vale anche e soprattutto, anzi, durante tutto l'anno, perché si sta più frequentemente con gli adolescenti durante l'estate, però durante l'anno, durante i momenti di incontro, di esperienze, di vita comune, tutto quello che abbiamo detto, questo aspetto è fondamentale. Perché? Perché è la quotidianità che crea le relazioni, non gli aspetti più forti come ad esempio l'oratorio estivo. Ma l'esempio dell'oratorio estivo può essere una bella miccia che accende le relazioni e la voglia di stare in oratorio. Ringraziamo Francesco che con la sua storia ci ha fatto attraversare il ponte di oggi. Ringraziamo anche Simone che ce l'ha raccontata. Continuate a mandarci altri racconti a adolescenti@diocesi.milano.it. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre qua con Riccardo, Matteo e Simone. Questo è Point of View, Educatori Attraverso.